Ed eccoci, a distanza di 2 anni, come ovviamente compete ad una biennale, torna nel 2014 Cartasia, la mostra di arte contemporanea dedicata al mondo della carta. Infatti tutte le opere e le installazioni all'interno della manifestazione sono interamente realizzate con materiali derivati dal riciclo. Il focus dell'evento è da sempre puntato su tematiche ambientali ed ecosostenibili. Il direttore artistico di Cartasia è dal 2004 l'architetto e scultore di fama internazionale Nicolas Berthaud. Ma Cartasia è qualcosa più di una semplice esposizione di opere. Lo si potrebbe definire un festival, come gli organizzatori, l'associazione culturale Metropolis, hanno voluto che fosse. E allora questo festival del tutto unico si compone di un concorso internazionale di scultura e installazioni in carta e cartone, visibili a cielo aperto nelle suggestive piazze di Lucca, di mostre collaterali incentrate sul materiale carta all'interno del Real Collegio e di eventi culturali che coinvolgeranno mondi diversi o paralleli a quelli dell'arte, in un viaggio alla ricerca del comune senso della vita e di quanto questa si evolva e si contorca nel presente, tanto che le certezze da solide diventano liquide, proprio come il tema dell'edizione 2014 che è appunto identità liquide. Taglio del nastro davvero pochi attimi fa è stata una piccola cerimonia di inaugurazione in un modo anche sobrio, come secondo me deve essere trattata l'arte e soprattutto l'arte quella aperta a tutti. E questa è un'edizione di Cartasia, 7ª edizione, la biennale del tutto particolare, perché si parla di opere di carta e quando si parla di scultura la ricerca del materiale è sempre qualcosa di interessante. In questo caso la scelta è azzeccata, anche perché siamo nel più grande distretto cartario d'Europa. Non siamo solo nel più grande distretto cartario d'Europa, siamo in quella che è realmente la capitale della carta al mondo, quindi non solo il distretto cartario ma anche una grande tradizione cartaria e la possibilità di realizzare arte contemporanea in una città con una pregnanza storica molto importante. Sono 7 artisti in mostra nelle piazze e poi ci sono altri 3 artisti fuori concorso. È questa una situazione che per Lucca non è nuova, ma che rende Lucca un museo a cielo aperto. Quello che cerchiamo di fare da ormai tanti anni è proprio questo, cioè di permettere in maniera assolutamente gratuita alle persone di poter godere nelle piazze o di potersi scontrare con l'oggetto artistico, che piaccia o meno è un altro paio di maniche, è sempre molto personale, però il rapporto che ciascuno può realizzare con un'opera d'arte è assolutamente gratuito e diretto. Quest'anno c'è di più, che stiamo realizzando una mostra del tutto innovativa all'interno del Real Collegio che vi invito a vedere, che dovete venire a vedere assolutamente, perché sono opere meravigliose di artisti che lavorano alla carta e all'interno della sede del Real Collegio sono ancora più belle. Nel tuo breve discorso di inaugurazione, tra l'altro anche in inglese, complimenti, perché sono anche tanti gli artisti stranieri che sono venuti a esporre, hai detto una cosa che secondo me è fantastica: l'arte è una cosa inutile, nel senso che non è utile e quindi può essere vissuta proprio anche solo come piacere. Questo è il vostro obiettivo? Ma assolutamente. Ora, noi in realtà ne abbiamo parecchi di obiettivi. Uno in particolare è quello sia di un recupero di una memoria storica e del portare un media che è sostanzialmente del passato, cercare di renderlo attuale il più possibile. Noi crediamo che il media sia assolutamente attuale, però il fatto che l'arte sia inutile è sicuramente uno dei nostri leitmotiv. È chiaro che non migliora l'economia del singolo, o meglio, non direttamente, però il punto è questo, che l'arte può essere un valore estetico e anche etico e morale anche, e questo è un aspetto secondo me che oggi come oggi ha una sua importanza. 7ª edizione, 10º anno, si può dire, anche se oggi è abbastanza presto per dirlo perché si è appena inaugurata,
che è già una bella soddisfazione, che è una strada da percorrere, anzi, come ha detto anche il sindaco, da proseguire sempre di più e magari crescendo ancora di più. Guarda, quello che stiamo cercando di fare è esattamente questo, di portare Cartasia fuori dai confini della città, ma non per, come dire, per allargare una città che è già bellissima di suo, non ha bisogno di bellezza, però per portare questa città fuori, per portare il nome di questa città ancora di più fuori, per portare soprattutto la tradizione e l'eccellenza che questa città ha in tutto il mondo, rendendola protagonista. E, ti dico soltanto questa cosa: quando andiamo all'estero e partiamo di Cartasia e parliamo di Lucca, troviamo un grosso riscontro, sempre. Non vedo perché non possiamo continuare e allargare ancora la Biennale. E siccome Arte chiama Arte, siamo qui con chi organizza un'altra bella iniziativa legata all'Arte nella provincia di Lucca, in questo bellissimo borgo che secondo me è Bagni di Lucca. Ecco, spiegaci meglio perché ti trovi qua e che similitudini avete con Cartasia. Salve, mi trovo qua a Cartasia perché abbiamo deciso di collaborare e ci accomuna l'arte, giustamente ci accomuna l'internalizzazione degli artisti che si propongono, che partecipano, ci accomuna il territorio, ci accomuna l'alto livello, quindi abbiamo pensato di collaborare creando un calendario insieme per promuovere il nostro territorio e abbiamo pensato addirittura di poter creare una rete, quindi un network di artisti e un network di contatti e poter piuttosto che competere nel solito mese di luglio nella solita città di Lucca, poter portare appunto nel nostro territorio un richiamo culturale di alto livello. Non so altro cosa posso dire. Si parla sempre di fare sistema, è questo un sistema di fare sistema, ovvero creare magari un calendario che non vada a sovrapporre gli artisti, ma che anzi dia agli artisti la possibilità di esibirsi in più zone della stessa area. Ho capito bene? Hai capito bene, perché noi appunto invitiamo gli artisti a venire in residenza da noi e quindi se hanno un periodo di 15 giorni a un mese possono creare in entrambi gli spazi, e a quel punto noi ci piace tanto dire che Lucca può diventare un rifugio per gli artisti, un punto di incontro dove potersi incontrare, condividere, creare ed esprimersi nella loro creatività. E quindi allora, oltre a Cartasia, sappiatelo, dal 4 di luglio Bagni di Lucca si apre al mondo degli artisti. Cartasia non è solamente installazioni in centro storico, non è solo una splendida mostra qua al collegio, siamo sempre all'interno del Real Collegio, dove si parlerà una volta a settimana di un tema che è quello della mostra di quest'anno, che si chiama Identità Liquide, ma cercheranno gli organizzatori di farlo in modo del tutto particolare. Ci vuoi spiegare come? Esatto, questi sono incontri che non sono semplici conferenze, ma sono appunto meeting for ideas, ovvero degli incontri in cui dei relatori una volta a settimana, in particolare tre, saliranno sul palco per 20 minuti e parlare della propria disciplina, ovvero architettura, economia, antropologia, sociologia, e tutto sotto il cappello del tema identità liquide. Identità liquide, ci vuoi spiegare un pochino più nel dettaglio questa denominazione, che è abbastanza particolare, seppure insomma la carta abbia a che fare davvero stretto contatto con l'acqua, ce lo puoi spiegare un pochino meglio? Sì, guarda, in realtà ti dico, il tema identità liquide è davvero
lo specchio della contemporaneità, in quanto a tutti gli effetti noi con la globalizzazione ci troviamo ogni giorno ad avere un sacco di immagini, spunti anche obiettivi differenti. Questo che cosa vuol dire? Che noi non sappiamo più, non abbiamo più delle solide solidi obiettivi, ma ogni giorno siamo spinti a voler fare sempre qualcosa di diverso, e questo per esempio è in relazione a noi. Questo per spiegarti cosa? Che le identità liquide stanno appunto a identificare un qualcosa che non è più sicuro, non è più stabile, non, è un po' precario, è un po' un qualcosa tutto in continuo divenire, tutto talmente tanto veloce che nel momento in cui succede è già cambiato, e questo è lo specchio della società attuale, dell'economia attuale, a tutti gli effetti della contemporaneità. E quindi noi con Cartasia abbiamo voluto parlare appunto attraverso gli artisti della percezione che loro hanno avuto di questo cambiamento, di questa contemporaneità che diventa a tutti gli effetti sempre più di difficile definizione, e poi invece con i meeting grazie ai quali si potranno spiegare nelle discipline in maniera più specifica come a tutti gli effetti le cose sono modificate, che sia nell'architettura, quindi anche luoghi di incontro e che non sono più le agorà ma sono situazioni differenti, oppure antropologia con i social network, quindi le relazioni differenti e tutte, e poi venite a vedere. Si potrà venire a vedere strinzecare, se questa parola è particolarmente complessa, è un tema che comunque è complesso ma è di grande attualità, lo si potrà fare dal 4 luglio? Sì, in cui ci sarà il primo incontro con tre relatori, una ragazza italiana Talamo, architetto campana, che verrà a parlare in particolar modo di land art, facendo riferimento anche ad alcuni artisti, sia italiani che stranieri, che si sono approcciati a questa forma d'arte. Roberto Castello, che parlerà di arte liquida, e non vi dico altro perché è importante che voi veniate piuttosto ad ascoltarlo. E poi Mr. Save The Wall, che sarebbe un artista anticonvenzionale il quale si è divertito a usare la carta per urlare al mondo come appunto una maniera differente di vedere le cose, quindi di protesta. E quindi a questo punto direi che gli ingredienti ci sono tutti per capire qual è il grande sforzo degli organizzatori per dare una biennale davvero importante come quella di Cartasia. L'abbiamo già detto, l'avete già visto, le installazioni, la mostra, questi splendidi meeting, direi che non c'è altro da aggiungere. Venite, perché ne varrà la pena.